Eccellenza, questo è un momento molto bello, un grande gemellaggio tra l'abbazia di Montevergine e la parrocchia Regina Pacis. Sì, ringrazio il parroco, padre Antonio, che mi ha voluto questa sera qui a condividere questo momento bello che è l'Eucaristia che abbiamo celebrato in onore della Regina della Pace. E mi fa piacere anche aver saputo che il 23 ricambieranno un poco questa visita fatta da me qua e loro verranno sopra al santuario. D'altronde bisogna recuperare quelle che sono le nostre tradizioni antiche e so che da questa terra, che è una grande terra di lavoro, tanti pellegrini ancora vengono su al santuario. Erano famose le macchine per Montevergine addobbate con i fiori, con l'immagine, che proprio dall'Acro Nocerino Salnese salivano sopra a Montevergine. E se riusciamo a recuperare questa tradizione è una bella cosa, è il miglior modo per rendere omaggio a Maria Santissima. Infatti si parla appunto di pellegrinaggio e soprattutto si coinvolgono tantissimi giovani attraverso la fede, attraverso la passione, attraverso la condivisione, ed è proprio quello che Don Antonio Cuomo sta facendo, trasportare proprio tutti questi giovani in maniera molto bella e soprattutto molto semplice. Sì, ho potuto notare che per esempio è una parrocchia molto viva e ben organizzata questa di Don Antonio, significa che il parroco lavora bene. Ed è bello vedere come i giovani oggi stanno riscoprendo il senso del pellegrinaggio, che non è una passeggiata. Pellegrinaggio significa recarsi in un luogo santo e cercare di ridiscendere da quel luogo santo cambiando, avendo incontrato una persona. Per noi andare in pellegrinaggio in un luogo santo significa incontrare Gesù, a incontrare anche Maria Santissima che ci porta a Gesù. Qual è il suo messaggio a tutti i giovani, visto e considerato che in tanti non credono più in tante cose e c'è bisogno ancora di quella speranza? Ah, io penso che non è vero che i giovani non credano. Io non punto mai il dito verso i giovani. Io dico che forse i giovani oggi sono delusi e smarriti da una società e una chiesa che non risponde effettivamente a quelle che sono le domande che loro ci pongono. Loro hanno bisogno di fiducia da parte nostra e delle volte noi non riusciamo a dargliela. Questo è un momento sicuramente molto bello, un momento fondamentale per la parrocchia. Certo, e a volte dobbiamo anche fare attenzione, perché il troppo fare poi ci fa trascurare quello che è l'essenziale, cioè mettere al centro della nostra vita la motivazione profonda anche dei nostri festeggiamenti. Facciamo tante cose, però tutto deve sempre partire e ritornare da Gesù Cristo, e Maria ha questa bella sua vocazione di indicarci sempre la strada che è Gesù.
noi siamo pronti anche per questo grande pellegrinaggio. Certo, a me piace veramente ricambiare questa visita, perché da piccolo io desideravo tanto, da piccolo, perché i miei genitori mi facevano uscire poco per queste cose, però quando vedevo che si organizzavano questi pellegrinaggi, come diceva anche il padre abate, con tutte queste macchine addobbate, no, a me piaceva tantissimo, però desideravo tanto poter andare. Poi ovviamente da giovane con tanta libertà sono andato tante volte. Abbiamo bisogno di recuperare le nostre tradizioni, e questa antichissima tradizione, questa devozione profonda a Mamma Schiavona, ecco, la Madonna di Montevergine, così bella, che già c'è, la dobbiamo ancora potenziare e riprendere. Noi ci incamminiamo con fede, passione e soprattutto con il nostro cuore. Sindaco, straordinari festeggiamenti in onore della Regina Pacis, la nostra Angri finalmente si è risvegliata con tanta passione, fede e soprattutto grandi spettacoli. Sempre è stata una festa molto sentita per tutta la città, non solo per chi è di questa parrocchia, che comunque ha la sua importanza sul piano certamente religioso ma anche civile. È un sentimento molto diffuso, è la Madonna della Pace, per me poi in particolare, perché su queste pietre insomma sono cresciuto, sono nato qua, sono cresciuto qua, insomma ha un sapore tutto particolare che intensifica le emozioni di appartenenza a una parte della città che insomma ha il suo perché. Sei giorni in cui la parrocchia ha registrato un forte numero di giovani. Questo forse è stato uno degli elementi che ha sempre contraddistinto questa parrocchia, c'è sempre stato questa forte presenza giovanile, anche l'abate questa sera se ne è accorto, insomma lo ha evidenziato, perché in effetti è così. Quindi è un fatto positivo certamente questa vicinanza, rappresenta appunto anche la forza della parrocchia. Come detto, grandi spettacoli, grandi numeri e soprattutto grandi personaggi, un summer festival con non solo i giovani ma grandi artisti nazionali ed internazionali. Questo insomma ha richiesto anche da parte dell'ente, con le nuove procedure che ci sono in materia di autorizzazioni per questo tipo di eventi, un impegno particolare che devo dire ha coinvolto un po' tutto, come del resto per tutte le manifestazioni, ma e anche questa volta, visto la complessità e la presenza di numeri abbastanza rilevanti, un impegno notevole. Quindi continuiamo ad avere fede e soprattutto essere accanto alla nostra Madonna. Beh, per me è un invito, come dire, automatico, perché è la mia parrocchia, quindi insomma il sentimento è sempre lo stesso.
la gioia della condivisione, perché ogni popolo non alzi più la spada contro un altro popolo. Fate questi vostri.